Bentornati a Sorso Lungo, la trasmissione che ormai si sa fa buon sangue. Siamo oggi con Sandro Camilli, che è il presidente dell'AIS dell'Umbria, Associazione Italiana Sommelier. Io sono particolarmente contento oggi di fare questa puntata perché si parla di una terra a cui sono legato, sono nato lì e quindi sarò inevitabilmente parziale. Oggi siamo con Sandro Camilli per parlare di un appuntamento che contraddistingue l'Umbria, che è l'Only Wine Festival, che si tiene a Città di Castello nell'Alta Valle del Tevere. Quando? Allora, buongiorno. Per prima cosa consentimi di portare i saluti e le scuse di Andrea Castellani, che è il patron della manifestazione. Purtroppo per un impegno improvviso e importante non è potuto essere presente e quindi si scusa. E quindi sarebbe stata un'intervista a tre. Speriamo di sopperire bene ugualmente. Il 22 e il 23 aprile è l'appuntamento per Only Wine Festival al centro storico di Città di Castello. Una manifestazione diffusa, quindi ci saranno cantine, perché l'Only Wine Festival si contraddistingue per la presenza di cantine piccole e di produttori giovani. Only Wine Festival si svolgerà nel centro storico di Città di Castello il 22 e il 23 aprile. Che cos'è Only Wine Festival? È un evento nazionale dedicato ai giovani produttori, appunto, e alle piccole cantine. La selezione è fatta dall'AIS nazionale, quindi dall'Associazione Italiana Sommelier, proprio in ambito nazionale, ed è riservata la partecipazione soltanto a 100 cantine che hanno questi requisiti. Allora, l'Only Wine Festival ormai si tiene da, questa sarà la quarta edizione, c'è stato un crescendo di consensi per questa rassegna? Assolutamente sì. Oltre, voglio dire, il motivo per cui ci sono sempre questi maggiori consensi, oltre al regolamento, quindi ai requisiti da regolamento, che sono i produttori under 40 e le piccole cantine, di fatto noi abbiamo messo altri requisiti nel regolamento, anche se non scritti. E quali sono? Al momento della selezione abbiamo fatto attenzione, soprattutto l'attenzione è stata rivolta soprattutto a quei produttori che hanno riscoperto gli antichi vitigni o ad aziende che producono vini fortemente legati al territorio, perché noi pensiamo che degustare un vino che è una perla enologica quasi sconosciuta e unica, con il produttore dietro al banco di assaggio che te la racconta, credo che abbia assolutamente un sapore diverso. Questo, oltre a rappresentare il grande patrimonio ampelografico dell'Italia, credo che per alcuni aspetti potrebbe farti toccare le corde dell'anima e quindi trasmetterti quell'emozione quando sei davanti a un vino unico, che di fatto è l'elemento che poi va a completare tutte le altre valutazioni tecniche. Anche perché in un panorama che si arricchisce ogni anno, no, di manifestazioni, farsi largo non è esattamente semplice, quindi andava ricercata un elemento di distintività. Noi assolutamente vogliamo che i produttori non portino tanti vini, ma devono portare vini che siano assolutamente significativi e che siano espressione massima del territorio di provenienza. Questo permetterà ai tantissimi visitatori di assaggiare delle chicche, appunto, come dicevamo, delle perle enologiche quasi uniche e sconosciute. In mano hai una brochure che è assolutamente particolare e che verrà consegnata ai partecipanti della prossima edizione dell'Only Wine Festival. Sì, abbiamo pensato, come AIS Umbria, di realizzare un volantino da mettere all'interno della tasca portabicchiere. Perché? Perché vediamo che l'interesse nei confronti degli eventi del vino è sempre crescente e quindi ogni volta, oltre agli esperti, agli appassionati, ci saranno tantissime persone nuove che sono neofiti, che non sanno nulla del mondo del vino.
Questo è un volantino che noi metteremo appunto all'interno della tasca portabicchiere e che praticamente racchiude una piccola guida, perché sarà a noi, come dire, guidare, indirizzare queste persone ad un approccio più mirato verso un calice di vino, soprattutto più consapevole, finalizzato al bere consapevole. In un evento così grande, dove ci sono tantissimi vini, ovviamente c'è bisogno di una piccola guida per orientarsi, altrimenti diventa difficile. Questo fa sì che noi riusciamo a trasmettere anche e a far percepire a quella persona il reale valore che c'è dietro e dentro a un calice, a una bottiglia di vino. Soprattutto, ecco, se raccontata dal produttore stesso, perché sono persone che hanno dedicato la loro vita alla terra e quindi stanno sui loro territori, li valorizzano, li promuovono e li conservano. È un contributo che AIS dà all'ampliamento della cultura del vino, a chi ci si avvicina magari per la prima volta. Assolutamente sì, perché ci siamo resi conto che tantissime persone non sanno assolutamente nulla, si avvicinano per la prima volta e quindi hanno bisogno di essere un pochino guidati e un pochino indirizzati, perché altrimenti diventa un problema. Non a caso alla fine del volantino c'è scritto bevi sempre per ricordare, no? Questa è una frase che noi diciamo un po' spesso, perché se tu metti attenzione, parli con il produttore, assaggi i vini come li devi assaggiare, sicuramente è un vantaggio, perché questi vini li ricorderai e capirai tutto il valore che c'è dentro la bottiglia di vino, insomma, che è carico di secoli di storia, di tradizione, di cultura, insomma, che ci appartiene da tanti veramente anni. Allora, diamo qualche informazione anche legata alla manifestazione, più specifica. Si può entrare, non è riservata agli addetti al settore, tutti possono entrare, possono assaggiare i vini, si possono anche comprare direttamente dai produttori. Poi ci sono una serie di degustazioni guidate da esperti del settore, abbiamo grandissimi sommelier, abbiamo anche Luca Martini, campione del mondo di sommellerie, e poi ci sono anche eventi collaterali. Allora, ribadiamo giustamente che è una mostra mercato, quindi se il produttore vuole può vendere il vino e ovviamente il visitatore lo può comprare. Cosa troveranno i visitatori oltre alle 100 cantine selezionate dall'Associazione Italiana Sommelier? Troveranno giustamente, come dicevi, tantissime altre attività collaterali. Troveranno intanto una nutrita partecipazione anche di altre aziende dell'Umbria. Perché questo? Perché abbiamo visto che vengono da tantissime persone da fuori regione e quindi non volevamo perdere l'occasione, non volevamo perdere l'opportunità di far fare una panoramica su quelle che sono anche le eccellenze dell'Umbria. Queste altre cantine che parteciperanno dell'Umbria sono ovviamente ospiti speciali dell'evento, quindi oltre a queste cantine dell'Umbria, cosa troveranno i visitatori? Troveranno anche l'Istituto del Trento DOC, che è una cosa che è una novità per quest'anno, con una selezione delle tutte le 43 cantine aderenti al consorzio, quindi c'è la possibilità di assaggiare tutte queste straordinarie bollicine di montagna e poi giustamente, come dicevi, ci sono tantissime degustazioni guidate appunto dai grandi sommelier come Andrea Galanti, Luca Martini, Maurizio Filippi e poi c'è il settore dell'Holy Wine International, curato e selezionato appunto dal miglior sommelier del mondo Luca Martini, tantissime degustazioni guidate. Maurizio Filippi, che è il miglior sommelier d'Italia, che gioca anche in casa. Eh sì, allora lui è un umbro,
anche se lui dice di adozione, insomma, perché è nato in Lombardia, originario della Lombardia, però ormai è umbro a tutti gli effetti e si è praticamente consacrato campione d'Italia al recente congresso, adesso concorso a Trento. Sì. E quindi sarà anche lui che guiderà alcune degustazioni in questi due giorni a Città di Castello. Non si parlerà esclusivamente di vino, ci saranno all'interno dell'Holy Wine Festival anche elementi diversi come il whisky e i sigari. Sì, abbiamo cercato di mettere più contenuti possibili all'interno appunto della manifestazione proprio per dare la possibilità a tutti di godere di quelle che sono le proprie passioni, le proprie preferenze, insomma, qui magari tantissime persone a cui non piace il vino e possono godere di altre passioni. Sì. C'è un'altra particolarità dell'Holy Wine Festival che è il vino raccontato attraverso la lingua dei segni. Sì, quest'anno abbiamo voluto mettere questa novità proprio per dare la possibilità anche a chi è meno fortunato di noi, no, di poter assistere e godere quelle che sono le degustazioni. Quindi tutte le degustazioni, tutti gli speed wine saranno comunque tradotti con il linguaggio dei segni. E quindi proprio per questo mi permetto di ribadire che Holy Wine Festival, proprio per i contenuti così importanti, credo che sia un evento che si collochi all'apice tra tutti quelli svolti a livello nazionale. Quarto anno di rassegna per l'Holy Wine Festival, una manifestazione. Da chi è sostenuta questa rassegna? Organizzare un evento del genere non è mai facile e semplice, è molto complicato e quindi per forza di cose c'è bisogno di tanti aiuti e di tanti sostegni. E quindi doverosi sono dei ringraziamenti, prima di tutto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall'Assessorato delle Politiche Agricole e Forestali della Regione dell'Umbria con la titolare Fernanda Cecchini, dal Comune di Città di Castello con la Giunta al completo, all'AIS nazionale, ringraziamenti per i miei colleghi presidenti regionali, al presidente Maglietta nazionale e a tutti i miei colleghi presidenti regionali che svolgono un lavoro prezioso durante la selezione delle cantine. A tutti i miei collaboratori più stretti, quindi all'AIS Umbria, a tutti i sommelier che garantiranno il servizio e a tantissime persone, non ultimo, che lavoreranno dietro le quinte, che svolgeranno un lavoro davvero prezioso. Allora, passione vino con l'Holy Wine Festival. Sandro Camilli, siamo in conclusione. Io ti chiedo qual è il tuo personale sorso lungo, i 5 minuti di relax che ti concedi durante la giornata al di fuori del vino? Al di fuori del vino praticamente ci rimangono meno di 5 minuti. meno di 5 minuti. Di solito mi leggo qualche pagina di un libro. Faccio non così. Sul vino però. Non sul vino. Allora, magari accompagnato da un sorso comunque di champagne, perché okay. Questa è una mia debolezza. Allora, brindisi, grazie a Sandro Camilli. Grazie a voi.